cos'è? Beh, ti presento un'amica, si chiama Chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Promettimi di non ridere. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. Ed è in Orlando, sai, che io ti troverò. Ovunque tu sarai, ti triggerò e stringerò il controller fra le mani mentre cercherò il tuo hitbox che splendido nell'ombra apparirà. Pimpato come adesso non lo sono stato mai, e quando la reazione avviene, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia climber arriverà. Ma va va va, ma va 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 va. Ecco fatto. Beh, è terribile. Lo prendo come un complimento. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati su Wesa Twitch. Grazie Iacolo Nicopo, Federico Fasullo, Rocco, Daniele Ciabbi. Buongiorno. Buongiorno. Beh, suggerisci, Esther, suggerisci. E grazie anche a Albano. Benvenuti. Benvenuti qui su Wesa Twitch con Elden Ring. Un gioco che oggi, come vedete la via del tancone non conosce retromarcia, un gioco che oggi ci stupirà in positivo. Così deve essere. Andiamo a vedere però nell'inventario i non pochi oggetti da leggere risalenti in realtà alla scorsa partita, e sono veramente tanti in realtà. Anche il set che ho indossato, pensavo di trovarlo qui, dardo d'osso grasso, ce ne frega un cazzo, oddio, sai mai che sto grasso dica qualcosa. Benedetto l'antico cantante, ok, no, questo l'abbiamo già letto su un altro simile. E il dominio dei draghi, l'artista ha catturato un paesaggio, ok, talismano del drago folgorante più 3, nell'era primitiva antecedente all'albero madre i draghi antichi regnavano su tutto il creato e si ersero a difesa del loro re come un autentico baluardo, e fu così che l'effigie del drago divenne simbolo di protezione, molto bene, corazza da miliziano ombra. Campi di battaglia inseneriti e invasi dal tanfo della morte, terre proibite che la storia consegnerà inevitabilmente all'oblio, quale luogo migliore del regno dell'ombra dunque per una simile armata, no? I morti di queste battaglie, guanti d'armi da cavaliere del fuoco, Merlin Palatore, i cavalieri ovviamente provenivano dalle più illustri famiglie delle alte gerarchie dell'albero madre. Quando giurarono fedeltà a Mesmer, tuttavia furono emarginati e scacciati dalle proprie terre. E poi soprattutto messaggio della croce del magazzino, messaggio vergato da Sir Ansbach, indirizzato a chi segue le tracce di Michela, avevano trovato, no? Sembra che gli abitanti della rocca, che è il luogo dove ci troviamo, abbiano allagato la camera sacra che conduce all'albero ombra per impedirne l'accesso. Tuttavia non sembra esserci un percorso verso quell'area da questo magazzino. Forse esiste un altro modo di raggiungere la camera sacra da qualche parte nella rocca allagato, quindi ci fa venire in mente da dove eravamo entrati l'altra volta, che c'era tutta quell'acqua. Che sia come sia,
niente da dire, insomma. Immediata dei cercatori. Ok. Quindi siamo messi così. Oh, ecco un po' di roba del set che sto indossando, Il metallo inusuale, il verde rame, la sua capacità di difesa supera nettamente la resistenza ai danni, al punto che lo scudo continua a offrire protezione anche dopo la morte del possessore. Un dono di una divinità esterna, il verde rame di Vendrame, a causa della sua conformazione rugginosa risulta robusto e pesante, ma al contempo flessibile. Io l'ho indossato perché in realtà è leggermente più leggero e mi ha consentito dei guanti migliori, però in realtà la sua resistenza al fuoco è leggermente peggiore. Quindi se il fuoco... Potrebbe non essere a lungo che Simon indosserà questo vestito da tancone. Il punto qual è? Che dobbiamo tornare al piano... Dobbiamo assolutamente tornare al piano terra. Esatto. Adesso, con tutta la buona volontà, appicciamo la nostra luce e... c'era una scena... Sicuramente io non ho preso un ascensore. Questo è proprio un ricordo che ho. E se non erro era tipo qui. Esattamente. Quindi vediamo un po', Ehi. Ok. Bene. Questi amici sono morti. Ascensore che non ho mai preso. Prendiamolo. Si sale. Si scende. Quindi potrebbe essere un vero e proprio andare avanti. Inteso per l'albero madre, da quello che abbiamo letto. Stiamo cagatissimi. Uff. Non è una stanzina fine a se stessa. Uff. Zona enorme, porca miseria. Ah, vado prima di qua. Questi bivi, quanto li odio. No, è un trivio, no. Ok, però questo mi ispira. No, niente. Qua c'è un cattivo. Ma dai, ma chi l'avrebbe mai detto, vero? Non lo riesco a loccare, solo al quarto tentativo me lo fa loccare, molto bene. Molto bene, il vasetto è andato. E la zampa di gallina in salamoia dorata. E qui, vabbè, se questo non è un muro invisibile, io sono il... Stavo per entrare nelle gerarchie ecclesiastiche. Questo. Unbelievable? Questo. Questo però non ha la faccia. Vabbè, lo accettiamo. Ok, vado. Sì, ho capito che ho perso qualcos'altro a quel piano lì. Mi viene voglia di morire, ma dopo ci torniamo. Voi siete vivi? No. Ma chi sarai mai? Sei uno sfigato. Ma chi sarai mai? Vasi everywhere. Cenere di guerra, muro di scintille. Vediamo, facciamoci un'anteprima di ciò che siamo per affrontare. Schifezza, schifo, schifidol. Ok, bel pustazzo. Andiamo. Do per scontato che scenderemo, Poi magari devo saltare da lì, ma non credo. Esatto. Bellino. È morto. Qua non può esserci niente. Infatti, qua forse. Clamoroso! Sti cazzo di ricettari, raga. Probabilmente mi viene, a forza di trovare i ricettari in posizioni pregiate, mi viene voglia di domandarmi se non servono a qualcosa. Vasi e tazze. Andiamo a uccidere vasi e tazze. Va là, aspettate che bevo. Questi mossi ripigliano e mi vogliono accidere. Ma chi sarai mai? E questo tira pezzi di se stesso, ovviamente infiniti, perché è fatto di della materia di cui sono fatti i sogni. E ovviamente inseguono, perché sai, è banale fare un proiettile che insegue il bersaglio, oramai è una cosa che nessuno se la fa mancare. Quanti altri stronzi ci saranno qui che io non sto vedendo?
Tipo lui là in fondo, aspettate. Nah, ti saresti attivato. Ti saresti attivato, sì, infatti. Andiamo più retta a ciò che si attiva. Verso ciò che non si attiva. Bello. Io ho lo scudo alzato da eoni. Eoni. Alright. Bene. Bevo. Grazie, Andre. Morissi. Iride di grazia. Dopo faremo tutta la nostra pausa lettura. Ok. Qua abbiamo un altro oggetto. Non dico niente. E proseguo. Ma cosa c'è qua dietro? Ok. Proseguiamo con l'esplorazione di questo simpatico sotterraneo. Dal quale mi aspetto jumpscare e trappolini imprevedibili. Questi devono stare fermi fino all'ultimo per confondersi con la tappezzeria. Questo però è da dove sono arrivato. Non l'avevo vista questa interiore. Ok. Ok. Qualcuno si animerà improvvisamente, lo sappiamo tutti. Pure. Sì. Bene. Ma vai a cagare. Dio, fallo più lento la prossima volta. All right, beviamo. E abbiamo un bivio che forse non è un bivio, eh? Grazie, Valhalla. Valhalla. Esatto, sembra che entrambe queste cose diano sulla stessa sala. Queste scale. Senti, iniziamo a prepararci a bere la blu. E così sia. Accidenti, un falò abbiamo trovato. Pazzesco. Non me lo sarei aspettato, dico la verità. Questa è qualcosa di più di una divagazione, eh? È decisamente qualcosa di più di una divagazione? Ehi! Peso! Beh, riposiamo. Un ponte che pontifica. Crediamoci. Guardate la porticina! Questo magari non si apre. Ma qua non c'è neanche l'interazione, ok? Quando vedo quel nemico, penso a che idea mettere quel nemico. Stiamo proprio andando, eh? Mamma mia, sembra proprio di essere nascosti sotto una tenda. Ok. Sto per prendere il cavallo, raga. Perché a me sti... cagotti volanti, ma mi ha veramente rotto il cazzo. Allora. Oh, io do per scontato che non si scenda sotto, se no la finiamo mai. Là però c'è da stare un po' più. Ehi.
Questo fuoco mi è piovuto sulla testa in modo interessante. Ma me l'ho gittata. Perché piove merda? Perché sono così le... Tanta roba devo schivare. Non ti spezzare mai. Ah, che poesia infinita che hai, beato te. Ma vai a fare in... Ah, Dio. Vai. Non è che sono dei posti dove scendere. Ma dato chi è che fa piovere sto cazzo di fuoco? Ah, è proprio una nuvola. La nuvola di Fantozzi che ci segue. Ok. Interessante. Cazzarola, assurda sta cosa. Guardate. È una nuvola che si addensa su di noi. Dio di un dio. Oh, ma sai che se ti fai anche i cazzi tuoi, io poi sto bene lo stesso, no? Cappuccio di salsa e pioggia di fuoco, che evidentemente era lui ad aver castato. Andiamo a vedere qua. Pioggia di fuoco, il incantesimo di salsa, sapiente dei cavalieri del fuoco. Quindi è un mid, però ha un suo perché. Evoca un nome di fuoco che colpisce i nemici con una pioggia di fuoco. La carica cresce la potenza. Salsa nutrì sempre un grande disprezzo per le barbarie, nonostante fosse il primo a bruciare terreni e villaggi a volontà. Fantastico. Cappuccio di salsa, saggio dei cavalieri del fuoco, avvolge la testa che lo indossa in un'enorme quantità di tessuto e apparire gonfio oltre misura. Aumenta l'intelligenza. Discepolo dell'anziano Wego. Rischia la vita rifiutandosi di bruciare delle vecchie rovine. Ok, vediamo questo. Iride di grazia, guardate che figo. Iride benedetta con un incantesimo dell'albero madre. Appoggiala sull'occhio di qualcun altro per far vedere loro la luce abbagliante della grazia, seppur per pochi istanti. Può essere anche usata per ricevere i benefici di una runa maggiore equipaggiata. Nel regno dell'ombra, sacerdoti dell'albero madre ricorrevano a questo spendente per pregare i temori del loro gregge con eccellenti risultati. Ricettario. Devoti sacerdoti, questi paladini a fede lottarono solamente nel fondo del verbo del regno dell'ombra, dove non era visibile l'albero madre. Muro di scintille. Va bene. Ok. È l'opposto dell'iride oscura, ma ha un utilizzo reale o... Mi consente di equipare un'altra superabilità dalle rune maggiori? Non ora, non sprecarla. Va bene. Ok. Io il ponte do per scontato che non ce l'asse altre cose. Devo dire che va bene lo stesso. Allora, siamo arrivati effettivamente qui. Salsa mi viene da dire che avendo anche un nome e un cognome, si fa per dire. Magari è un nemico che non riappare. Cerchiamo di non schiattare, va là. Ascensore, va bene. Accetto di andare dove mi porta. Ok. Ottimo falò. Ci possiamo riposare.
allora c'è, molto banalmente, ci affacciamo qui. È tutto un altro mondo. In realtà siamo scappati, è come se fossimo scappati dal castello, perché in realtà qua noi avevamo assolutamente finito. Quindi mi affaccio, ma vorrei ritornare alla famosa libreria. Antiche rovine di Raul, lo sapevamo. Posso solo dire ok. Torniamo al piano terra, scusate, perché sennò veramente si apre una divagazione infinita. Allora, si era detto che c'è un'altra cosa che non ho visto al piano terra di questa libreria. Bene, sono convinto che chiunque me l'abbia detto abbia veramente visto tutta la mia esplorazione di questo piano terra. E sicuramente non succederà che poi in realtà era una cosa che avevo già visto e ora sto facendo questa cosa inutilmente. Allora, questo è morto. Questo è morto, ma non che stesse molto bene prima. Qui c'è un passaggino. Non mi ricordo. Ah, di qua. La leva l'abbiamo tirata per fare questo passaggio. Qui non c'è un cazzo. Sembra non esserci un cazzo. Qui non c'è una fava. Questo ci saluta, grazie. Carlo Stronzi Twitch, fossi davvero tu, Carlo. Dalla parte delle scale per salire. Quindi questa è la parte delle scale per salire. Però ce ne potrebbero essere altre. Ok, 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 ok. Teniamo gli occhi bene aperti. Noi da lì sotto siamo già arrivati. Ben. Ehi. Allora. Molto bene. Incredibile il lock che rimane sul nemico già a 0 HP facendomi colpire. Ragazzi. Ah, questa è la sala dell'ascensore. Quindi qua siamo cabinati, eh. Qui c'è il ok. Quindi queste sono le scale per salire? O si intendono le scale per salire dopo? Perché qui proprio terra, terra, terra mi sembra di aver visto tutto, non c'è mica un cazzo. Potevo salire qui sopra? Salgo. Ok. Guardate come il lock rimane sul nemico già ucciso, peggiorando il gameplay. Perché avere cura di questi dettagli, voglio dire? Va bene, qui mi sembra un buco fine a se stesso. Non mi sembra che dica passaggio segreto o cose del genere. Ah, attenzione, io lì non sono stato, c'è un oggetto. Ok, mi fido. Deve essere qua, dai. Osso di bestia pesante. Ma c'è un NPC? È Leda? No. È Albak, me l'avete detto. After Lord Moke's slaying at his dynastic palace, it appears his body has been absconded with and taken straight to kind Mikola. Surely you recall that I once served Lord Moke as a pureblood knight. Avrei detto che erano le spoglie di Mikola, da Monk. And losing sight of my vows, I'd do anything to make amends in whatever meager way I can. Okay. What could they possibly have in mind for Lord Mog? Gli resti di Lord Mog. The implications are rather unnerving.
C'è già la mia blind completa di Silent Hill 2. Perché, cioè, per me sarebbe un rigiocarlo. Adesso vediamo. Ma se andate su Esaplay, ci ho già giocato. What could they possibly have in mind? The ok, i resti di Lord Mog. Quindi ci sarà un riciclo della boss fight con Mog. Dio non voglia. Ok, questa era la cosa da fare. Terzo piano. Terzo piano, direi che c'è ancora da salire. L'esplorazione continua in esterna, immagino per rientrare in un secondo momento. Qua abbiamo già raccolto il nostro gettucolo. Ci sporgiamo, riflettiamo sulla nebbiosità e sul velo che ci copre la vista. Qua forse c'è una bazzina? No. E proseguiamo, sempre con il nostro scudo bello alzato. Prevedo botte. Facile previsione, direte, ma porca... La gittata. Mana infinito. Volevo averlo anch'io, mana infinito. Forse l'ha finito, come se l'ha finito? E c'è un momento di correttezza. In Hidetaka. Vedi cosa vado a pensare. Bisognerebbe veramente fare i perri, c'è poco da dire, perché mi sembra che il gioco sia sempre più a spadaccini che colpiscono all'infinito. Quindi sì, bisognava forse veramente fare lo scudino da perri. Pieno insetto nero. Saliamo. Ok, qua si scende. Ma perché sti cosi? Ma... cosa mi rappresentano giunti a questo punto della nostra avventura? E qui cosa c'è? Una divagazione. Pergamena del rito segreto, andiamo a vedere. Di corteccia bianca, pochi sono in grado di fare una pergamena che illustra il rito segreto del varco divino che pare si nasconda nella torre ammantata d'ombra. C'è un varco divino, eh? Un lord accoglierà il ritorno di una divinità e la sua anima avrà bisogno di un ospite. Ritorno della divinità, la sua anima di questa divinità avrà bisogno di un ospite. Chi intendono per divinità? Non credo Mog. Mog è più un lord che una divinità, no? La divinità potrebbe essere... non lo so. Lo scopriremo. Sapete cosa? Se andiamo avanti lo scopriamo. Andiamo avanti. Io sono dell'idea che... Mog è un semidio. Quindi... mixed. Vediamo. Proseguiamo. Andiamo prima dai serpenti, dai cosi. Per un bel fungo rosso carnoso che non vogliamo perderci. Una bragia di Mesmer dagli occhi di bragia. Beviamo.
E si prosegue, direi. In my humble opinion. Mi giuro ciò, oramai la psicosi, ricordi del Vietnam, ma molto freschi, di quei cazzo di tizi rossi. Molto Dark Souls 2, eh? Siamo tanti nemici. Ma poi ancora. Vabbè, facciamo una sala in più con degli altri. E poi ancora. Bello. Ma poi un'altra sala con degli altri. Perché no? Why not? Allora, andiamo di qua. Perché qua si dovrebbe chiudere. Mentre di là si prosegue. Non sto a provare tutti i muri, eh. È grossina la situazione. Oh no! Non l'avevo visto, no. Bene. Dio di un Cristo. C'è qualcuno che parla. Dannati caratteri minuscoli e ballerini. Meritereste di essere cancellati dalla pagina. E lei... No, è un nemico. Quello. Ora chi cazzo è che parla, Dio? Su via, Freya, mantieni la calma. Quindi parla a se stessa. E Freya, ando sta? C'è Freya, ma... Manca un pezzo. Per il mio signore, riuscirò mai a comprendere questo caos? Questo faceva le cose più stronze. Freya, ma non puoi essere tu. E infatti non sei Freya, brutto stronzo. Avevi... No, la lentezza. Non riesco a fare sta cazzo di cosa della luna. Porca. È troppo lenta. Il fuoco mi danneggia anche se lo paro. Perché non ho abbastanza protezione e sono morto. Grazie, Mastro Pisto. No, grazie. No.
Ho sbagliato strada, Dio. Andate a cagare, pipistrelli del cazzo. No, ce n'era uno inevitabile. Ma che poi chi l'ha detto? Loccalo in nome di Dio. Non ci credo, l'ha curato. Ok, grazie Leo Santo. Calcolo di spirito. Calcolo estremamente rapprovato di spirito a te, materia per creazione di oggetto, temere cacciando bestie con corna e antiche rovine di Rao. Potrei riconoscere un odore pungente, sono alcuni segni di elevata potenza spirituale. Dobbiamo capire da dove viene la voce. Allora, qui sicuramente si può andare saltando. Là è dove abbiamo... fatto prima. Là c'è un oggetto che io non ho mai preso. Vabbè. Qua si può fare. Sembra un po' suicide come cosa, ma insomma. Freya. Freya, che parlava. Credo parlasse di sé in terza persona, no? Dicendo, bella Freya, datti una mossa. No? Però... io non l'ho trovata. Ma sto mastando. Qua abbiamo un altro salto della fede, molto più fattibile, il cui senso però mi sfugge. Chiaramente questa cosa può essere girata. Perché non... Che senso ha per me saltare qui senza che poi si muova? Deve muoversi. Guarda un po'. Noi abbiamo delle scale per salire, eh? Fatemi capire. Viene da dire che non ne colgo il senso, però lo faccio. Qui sale a mo' di scaletta. Per andare lì? Proviamo a fare il giretto qua giù. Metti che c'è un oggettucolo qua dietro, non c'è. Bella idea. Del piffero. Non mi dire che... No. 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 Posso salire sulle cose appese, e lo so anch'io, ma
Ah, sulle pietre queste. Grazie. Grazie a Dio, scusate. Stavo per perdere una speranza che in realtà avevo ancora. Grazie. Grazie mille, raga. Stavo per disperare inutilmente. Ok, lì si sale. Vediamo di qua se c'è qualcosa. Bene. Come se quel tizio si mette a spararmi? Mi sembra molto strano che non lo faccia, dico la verità. Andiamo bene, andiamo bene. Freya? 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 Ma allora ho schippato un pezzo, però, eh. Cioè, scusate, ho saltato un pezzo di... Bah, vabbè, sentite, andiamo avanti. Se la chat non mi scrive hai saltato roba importantissima, anche sti cazzi. Persino quelle scalettine banali che non ho poi mica salito. Quelle di legno. Ed era c'era roba importante. Non sto capendo se sto inseguendo bene Freya oppure no. Oddio, di un dio. Mi serve una leva. Mi servirebbe... Ci torno già adesso perché se lì c'è una boss fight. Quindi prima della boss fight c'è quel mid lì. No comment. PD. Il punto è che... Io da qui dove cacchio vado? Ma il nemico si riforma se lo uccido, quindi che lo ammazzo a fare. Io non ci posso credere, raga. Devo usare il falò per tornare indietro. Ah, ok. Non sembra, temevo che la porta dietro di lui fosse la boss fight. No, ok, beh, allora facciamo il mid tutta la vita. Pezzo di merda. Non è uno qualunque. Elmo con serpente alato, cenere di guerra, lancia fiammeggiante. Ma molto forte, eh? Andiamo qua. Elmo di Cod, capitano dei Cavalieri del Fuoco. È sormontato da un serpente alato, che sarà il simbolo di Mesmer. Potenzia l'abilità dei Cavalieri del Fuoco. Il serpente alato è la creatura simbolo delle forze militari di Mesmer. È un amico saggio che tiene lontana la spregevole serpe e ne imbriglia i poteri. Ci ricorda un po' Riker. Bene. Bello. Sì, concordo, molto figo. Vediamo. Allora mi aspetto una grazia. Dopodiché tornare indietro sarà, cioè, ripartire dalla grazia precedente sarà veramente da framme. Oh, bene. Sarà veramente poco bello.
Qua abbiamo un pimp sicuro. Bene. Vaffanculo. Ok, facciamolo. Ma mi aveva mappizzato Freya. C'era già Freya in mappa. Ah no, è Ansbach, che cazzo dico. Ragazzi, dobbiamo fare una mega corsa come prima, non mi par vero. Via. Op, 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 op. Crederci, eh. Crederci. Credeve funzionare, crederci. Non mi interessa. Non mi fai male, non mi fai male. Non fa male, non fa male. Non fa male. Non fa male. Ok. Relax. Alla scala. Mi sa che non ce l'ho, Volpe. Allora, fa vedere che ci guardiamo. Ma mi sembrava... Aspetta, facciamo così. Mi sembrava proprio di no. Grossi elmi rossi. Ho il cappuccio di salsa che dicevamo prima, che mi pimpa l'intelligenza, ma non... ci sta, ma non me ne frega niente. Muori. Mamma mia, ho 217.000 anime. E tu sei qui. No, no, sono morto. È sempre stato qui questo. Che cazzo dico? Quello dietro l'angolino c'è sempre stato. Sono totalmente d'accordo sugli uomini ombra, mamma mia, sono la poracciata finale. Comunque, accettiamolo e andiamo avanti. Siamo alla scala da salire. Sappiamo che c'è un rosso. Porco. Affrontiamolo e basta. No, ma come faccio a saperlo prima se ti allontanerai o meno? Non lo posso sapere più. Basta, è troppo forte sto cazzo di fuoco, maledetto. Allora, saliamo di qua. Ah, ma te possino, ma tu dimmi. Vabbè, c'è anche un punto di grazia, pensa a te. Con Freya. Hello. I'm afraid I'm busy. A curse upon my lack of foresight. I should have asked Ansbach to impart his knowledge when I had the chance. I'm afraid I'm busy, truly. Bene, 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 bene. Continuiamo l'esplorazione di questo piano. La sensazione è che manchino ancora dei pezzi comunque qua dentro, eh? Al di là del fatto che siamo probabilmente alle porte di una boss fight. Qua sicuramente si può salire. Dio di un dio. Era solo per questo? Era solo per queste ceneri? Là c'è la leva che conosciamo. Io come ci arrivo là? Mm.
papà. Devo tornare alla leva. Mi perdo un pimp per il personaggio o per, la, o per Simon o per... per il buon Alberto, perché se non è così io me ne batto. Se devo fare tutto questo per un fungo, io vado all'ingresso della camera oscura e sti cazzi. Sinceramente. Mi sembra che siamo abbastanza ok con quest'area. Concettualmente carina, ma di una certa pallosità. Ah, per Ansbach. Beh, vabbè, tornare da Ansbach si fa senza problemi. Ok. Tornare da Ansbach è molto semplice. Lo facciamo senza problemi. Ok, 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 ok. Allora, dicevo, finire l'esplorazione qua sopra. Esatto, Log, non può mancare. Allora, Ansbach alla velocità della luce. Si può fare da questo lato? Sapete che non mi ricordo? Il peggio dovrebbero essere dei masnadieri qua, comunque. No. Sapete cosa? Però non voglio far morire Ansbach, quindi chi vuole uccidermi venga qui. All right. What could they possibly have in mind for Lord Moog's remains? The implications are rather... Consegniamo la pergamena. La risposta che lui cercava, naturalmente. Anche la verità era una mera follia. Come se usare un Moog per accedere alle terre delle ombre non fosse sufficiente, ora ambisce a usarne le spoglie per reincarnare il suo re consorte. Ha abbandonato l'anima Lord Moog, desiderava solo i suoi resti mortali. È Mikela il soggetto. So che è duro immaginarlo, ma temo che Michele Gentile non comprenda l'umiliazione insita nel suo gesto. Una cosa è certa, il mio adorato signore meritava di meglio. Moog, ovviamente. Il re consorte di Michela? È la mia gratitudine. Era la cosa che cercavo. Potete comprendere pura follia fino alla fine. Sono un guerriero, ma non è tramonto. Non posso cedere all'impulsività. Conosco i miei limiti. Anche se mi esalta per una vita intera, la mia lama non potrebbe tenere testa a quella creatura. Freya. She must be feeling the need to reaffirm her allegiance before she heads to war. A true red mane she is, hardly troubled by the rot. Righteous tarnished. Could you please give this to Freya? Thanks to you. She too will have the answer she requires. Yes. I can see her barreling in. Perhaps I shouldn't, but this is the only way I can. Insomma, risposta a una persona che. Ma il foglio è stato meticolosamente piegato per impedire a occhi discreti, vabbè, di leggere il contenuto. Michele è il re consorte. Chi è il re consorte? Ma non è Michele la stessa. No, non è Radagon il re consorte. Raga, io sono sicuro che ci siano delle cose che prima non potrò. Ma è che rifare questi magazzini è una delle esperienze ludiche più brutte della storia della vita. Radagon è il re consorte di Marika, giustamente. Cioè, mi cascano le palle al solo pensiero di incontrare troppi altri tizi rossi. E già ne dovremo affrontare adesso per andare da Freya. Non è vero. Falso. Freya c'ha il coso di fianco. Bella. I'm afraid truly. From Sir Ansbach, on earth could it? Yes. Of course. As the festival of war concluded, General Radahn's soul met an honorable end. But
kindly Mikola wishes to revive it. Era Dan! Non vedo perché oppormi. Ho capito. Dio. Thank you. Give my regards to tell him if we should face your bow would be fine enough. But to face your blade would be an honor. Brave warrior. Radan è il re consorte di Mikela. Se Mesmer non è il boss finale, e Mesmer è quello del fuoco, e questo gioco è famoso perché il boss finale è una merda assoluta. Oppure Radan in realtà è il boss che sta dietro la prossima porta. Magari sì, è il boss finale Mikela. Però... Ma quindi siamo nel passato? Siamo nel resuscitaggio, no? Stiamo andando avanti nel tempo, no. E sarebbe da tornare... Sentite, sarà inutile. Sarebbe da tornare da... Giuseppe Incatenato, come cazzo si chiama Ansbach? Per dirgli Vez, ti saluta la sorella di Ayrton. Dai, Dio mio. Aia. Vieni. Vamo alla luna velata. Sì, ho tolto i pezzi inutili perché avevamo fatto delle chiacchiere abbastanza inutili ieri. Ho fatto un ritaglio. È sparito Ansbach. Non c'è più Ansbach. Balaur? Bah. Boss. Vado al boss, raga. Vado al boss, iniziano le bestemmie. Bene. Speriamo che sia un boss di quelli easy, dai. Ha spento la luce. 19. Sarà Radan? Sarà Mesmer? Sembra presto per Mesmer. Mi sembra che non me l'abbiano preparato abbastanza. Sarà un terzo che in realtà è solo un vermone. Che cazzo sono io? Però c'è la cutscene. Cutscene vuol dire importanza? Lo scopriremo solo ora. Io avevo una luce accesa comunque, cara la mia cazzo, che ora accendi luci di candela. Non ho mai visto delle candele nei Souls. Oh, ignobile ficcanaso. Sono un grumo di metallo. È Mesmer. Mother. What's that truly lordship sanction? In one so bereft of life. Madre, ovviamente, Marika. Wow. Magnifico. My purpose standeth unchanged. Oh, le fiamme. Dobbiamo cambiare l'equipaggiamento. Stripped of the grace of gold, shall all meet death. In the embrace of Mesmer's flame. I danni li prendo.
Ah, il fuoco mi fotte. Il fuoco mi fa troppi danni anche se paro. Posso? Bene. Aia! Devo mettermi dell'equipaggiamento apposta per il fuoco. Devo assolutamente dare priorità a sta cosa. Se no, non ci sto dentro con le fiaschette. Poi, tra l'altro, figurati se non ha una seconda fase, cosa sto dicendo. Diventerà un serpente, del cazzo in culo. Ah, ma presto gli presento un amico, raga, ma molto presto. Bello però, eh. Però ragazzi, esplode tutto intorno a te. Ha un po' rotto il cazzo come meccanica, eh. E poi non essere in nessun modo... Ehi, seconda parte, cazzo. Seconda parte con cutscene. Però nella stessa barra della vita. Seconda parte con cazzi. I will not suffer. Pezzo di Lord, devoid of light. Vez, ma come ti permetti? Hai i capelli rossi. A Laura? Madre. No, mother. Forgive me. Si arrende. Che cazzo fa? L'occhio del serpente. L'occhio della runa. Si toglie un occhio. Sappiamo che gli occhi sono dei pimp. Gauff. Si è tolto l'occhio. È un pimp. Erano i pesi alle caviglie. Ora con i capelli sciolti, molto più figo. No, che è? No. Rikard numero 2. Ma che è? Ma Laura? Non vedo niente. Soon tarnished. Oh. Yeah, vedete, è cambiato pelle il serpente. Such of the abyssal serpent shorn of light. Guardate, un nido di serpenti, il serpente, ma chissà cosa direbbe Max Derrat del serpente abissale. Sono ancora vivo. Basta botte. Non voglio più essere picchiato, aia. I traumi di Simon. Ah, questo fa male. Aia. Non mi uccidere, Messmer, eravamo amici buoni, buoni amici noi. Non ci volevamo bene, no, eh? No, ho pensato che ho fatto una cazzata. Ah no, sono vivo. Stavo cercando di bere, serpentone. Vabbè, è stato bello, raga. Io dovrei bere la blu, se tu mi dai un secondo, vecchio. No, eh? Dovrei bere la blu. Posso bere? Non vedo. Ma che due coglioni. Ah, mi sono colpa. Ho sbagliato. Sono morto. Bello. Like this bello. Creature embraced in oblivion, how shall I? Spregevole serpe Messmer. Tanto ormai sono tutti uguali sti boss. Particellari, pochissimo tempo per contrattaccare, danni ad area ingiustificati, trottole. Voglio finire di leggere. Trottole che ti fanno perdere la telecamera, presa con delay che rende imprevedibile la first try, una seconda fase con cazzo. Sì. Facciamo un secondo try. Qui pago amaramente.
qui pago amaramente una cosa. Pago di non aver voluto avere scudi più forti. Perché ho scudi che posso indossare. Ne ho giusto pochi, E scudi migliori di quello che sto usando per il fuoco. C'è lui. Honestly. Mi metto lui. Poi. Vediamo qui per il fuoco. 14-19. Ragazzi, stiamo per fare un fashion importante. Signore e signori, stiamo per entrare nel mondo del Fashion Souls dalla porta principale, direi. Farola. Oh, raga, è così. È così, era fuoco 19, ma stiamo scherzando. Io questo me lo devo mettere per forza. Fuoco 7 8 7 7 8 7 7 8 8 8 8 8. Qui non c'è niente di specialissimo. Ok, puoi andare giù. Valutiamo tra questi. Questi non li ho mai. Valutiamo tra questi. 8 e 3, 7 e 6, 7 e 7, 8 e 5, 8 e 5. Per ora vince 8 e 5. Vince 8 e 5. Direi che vince 8 e 5. Mettiamo questi. Più scudo, più... Devo stare attento ovviamente anche al carico. Allora, fuoco 4 e 7, 5, 2, 7 e 2. 7 e 2 è tanta roba. Ma 7 e 2 è una sfiga questa. Compromette la concentrazione, forza destra, non esageriamo. 5, 2, 4, 7, 5, 3, 5, 3. 5, 3 forse andava, può andare, 5. 5, 2. 5, 2 da tenere in considerazione se ho problemi di peso. Lo sapete che dopo una cosa del genere muoio dopo un secondo. È tipico. Quando ci si prepara bene si muore subito. Vediamo cosa riesco a tenere. Allora, fuoco, 3, 2, 3, 7, 3, 7. Idealmente sarebbe il 3, 7, ma scommetto che vado in pesante. No, carico medio ancora. Signori. Sono pronto. Lei è Irina. Madonna, talismano, assolutamente sì, me lo stavo dimenticando. Allora, questo è molto importante. Tolgo questo, perché comunque tanto ne desparerò poche, quindi lo accetto. Il protezione dal fuoco è lui. Blade of McDonald's. andiamo ovviamente a morire istantaneamente. Via. E non mi fai tutta la storia. Ho visto qualcuno. Ma mi sono sognato o c'era qualcuno lì? Ma scusate, raga. Ma sembrava... Ma tra l'altro qualcuno che conosciamo. Ok, sto capendo più o meno quali sono i colpi che è meglio non prendere in the face. Aiaia, tipo questo. Ma io ho visto qualcuno mentre entravo, ragazzi. Scusate se ripeto il concetto. Ops, ve lo dicevo che morivo subito su giro. Sono diventato arrogante. E fammi bere, stronzone. Mi sono incastrato, ma aspetta. E che ti incastri tu, magari? Che faresti un gran favore a tutta l'umanità? Volevo fare lo stronzo. Vabbè, niente. Raga, era la tipa della chiesa, Fai la cazzo in PD. Ho sbagliato. Ecco.
Perché c'era la tipa della chiesa? Raga, se riguardate il video c'era la tipa o era Sauron o era la tipa della chiesa? A Lord devoid of light. Mentre lui mi mena? Siete seri? Mentre lui mi mena la devo fare, l'evocazione. Questa parte non si capisce un cazzo. Dio! Quello è un rollare all'indietro per forza. Nah. Stavo cercando di bere. Grazie Faddoward. Madre Marika. Marika. A curse upon che tu sia maledetta. Rimembranza dell'impalatore. Combustibile di Mesmer. Il combustibile che ci serviva. Beh, anche lei, anche Yarula, Yulmar ci ha aiutato alla grandissima. Il combustibile. Quindi andiamo immediatamente a leggere quello che abbiamo ottenuto. Il combustibile che arde in Mesmer l'impalatore, sostanza oscura, mangiata da un perfido serpente. Se non aiutavi ad ammazzare l'Araldo, c'era lui invece di Yola. Ne potevi parlarci post-boss, post-fight. Pensa a te. Pesissimo. Ok. Mangiata da un perfido serpente. Brucia l'albero sigillo che si trova presso le antiche rovine di Rauch. Ok. Anche Mesmer, come sua sorella minore, ebbe la visione di un incendio. Chi è la sorella minore di Mesmer? Com'è che si chiama? È quella la strega con cui avevamo amoreggiato nel primo? Come si chiamava? Ah, Melina? Malenia? Non si chiamava Malenia, scusate. Era Malenia? La visione di... non mi ricordo chi aveva avuto la visione di un incendio, raga. Ah,
Ah, ma chi cazzo se lo ricorda? Ah, Melina, la tizia, la sorella minore, ma pensa a te. Quindi, beh, già sapevamo che lei era parente della tipa streghetta, che non mi ricordo come cazzo si chiama. Sono tutti parenti, insomma. Ok. Rimembranza dell'imparatore. Rimembranza del maestro dell'imparatore scolpita nell'albero ombra. Il potere che racchiude può essere sbloccato dalla legge di Itoche. Poiché dentro Mesmer si annidava un serpente malefico, sua madre gli strappò un occhio e lo sostituì con un sigillo di grazia, per cui lui chiede scusa quando se lo toglie. Dopodiché i suoi timori la spinsero a nascondere il figlio nel regno dell'ombra. Esiliato in compagnia del peccato originale, nonché di un odio impossibile da reprimere. Il peccato originale è... cosa intenderebbe come peccato originale? L'avere figliato? L'avere... Comunque, compagnia del peccato. Mi spoilerate cos'è il peccato originale? È una cosa che già sapevamo? Il serpente? È una metafora? È una traduzione infelice? Non capisco. Non lo so. Bruciare l'albero. Lo sterminio dei tizi. Vabbè, insomma, era comunque un tizio piuttosto problematico. Un personaggio problematico. Ha avuto una sorte problematica. Va bene. Bene. Secondo me abbiamo tante anime. 400.000, basta una spintarella, ma proprio piccina. 42.800, però iniziamo ad essere abbastanza. 42.000 rotte, quindi fai 3. No, in realtà fai 4. Fai 50. Cioè, io prima ho fatto un livello in intelligenza. Cioè, non so veramente più che cazzo pompare. La mente? Tremettere mente, in fondo sta ancora moltiplicando un po'. Tremettere mente. Tanto se alla disperata si fa un respec, sti cazzi. Ciao. Va bene, i livelli oramai iniziano ad essere una cosa abbastanza... Ehi! Non posso colpire di spada! Gli NPC del gioco base non frega niente del DLC, non dicono nulla. Beh, un po' me lo immaginavo, sarebbe stato un lavoro veramente enorme, sarebbe stato bello, però. Certo, magari semplicemente aggiornarli senza... Sì, sono d'accordo, abbastanza triste. Sì, aggiungere qualche frase non era poi così peso. E vediamo due falò nella stessa inquadratura. No, mi immaginavo ci fosse un NPC, di solito, quando è così. Ma davvero non potrò mai mulinare la spada qui dentro? No, mai. Neanche rollare sì, ma... Va bene, andiamo all'equipaggiamento. Come eravamo prima? Che brutto quello... Lo facciamo un po'... Sentite, provo, stando nelle cose forti, provo a farlo un po' stylish, solo sullo stile. È figo. Questo è figo. Beh, sì. Però stando nei forti, eh. Questo è figo, no? Sì. Beh, i guanti li metterò i più pesanti. E in realtà devo dire che mi gasavano i pantaloni con le scarpette arricciate. E il guanto posso mettergli il più cattivo che c'è. Beh, ragazzi, 81 di stabilità, ero a 90 rotti. Mazza, volevo farlo figo, non è proprio venuto una bellezza, eh? Vabbè, molto discutibile. Molto discutibile questo Simon, direi abbastanza bruttarello. Ehi, dargli tipo uno scudo? Eccolo qua. Beh, però un po' cavaliere d'oro, dai. Un po' cavaliere d'oro, ma dai, con un pennacchio. Con un pennacchio. E insomma, abbiamo fatto sta gag e ci dicono di andare là, claro. Claro. Posso dire che voglio fare una cosa qui.
anche se credo che non c'entri niente. Voglio farmi fare un affaccio. Boom. Non era così immediata la cosa. Con tanto di ascensore. Il boss del picco, sì, tra l'altro sarebbe che è un drago, temo. Sarebbe da andare ad abbattere. Vamo Simon. Sexy. Sto andando dove credo di andare? Sì. Madonna, se è lunga, scusate, pensavo fosse una cosa che facevamo un check in un secondo. Ma ormai che sono qui, ma... loro ci hanno detto che la fiamma serve nel regno di Rul, l'Iraul, ovviamente, perché è quello che viene dopo, quindi è totalmente inutile che io vada a cercare di dare fuoco qua, come se fosse un Elden Ring base qualunque. Non succederà nulla, però vabbè, ormai sono qua. Però ci avevano pur chiesto una fiamma. Ah, Cituk, c'è una marea di roba. C'è una marea di roba. La nuova area open che dici tu dovrebbe essere... non me lo ricordo. Questa. Questa qui. Ma in tutto questo non ci siamo assolutamente affacciati per andare qui. E quindi mi sa che l'ingresso al quartiere della chiesa, che tra l'altro non abbiamo mai più visitato. Sì, Federico, sì. Quindi questo è da finire, questo è da visitare. Poi ovviamente vabbè, ci sarebbe via terra tutto un mondo. E poi ovviamente c'è Michela. Cioè noi stavamo seguendo, c'è il drago, ma noi stavamo seguendo Michela, a un certo punto ho deciso che non lo seguivo più però. Perché in realtà ci stava a continuare a seguirlo. Andiamo a fare la parte allagata, che è un déjà fatto, però sì, è da fare. Mi avete detto che c'erano dei salti che ho sottovalutato, quindi facciamolo e basta. Per quanto bruttarello, però ce lo visitiamo di nuovo. Hop. Non mi ricordo più che nemici c'erano. Ah, dai, no, granchio non lo considero. C'erano dei tizi che si infuocavano, tipo. Ah, forse ho fatto subito la cazzata, forse potevo andare lì. Ma c'è una leva! Ma ho fatto immediatamente la cazzata, scusate. Ho visto una leva. Assurdo. Scusate, ragazzi, c'è una leva. Qui c'è una... ma forse l'ho già tirata. Forse l'ho già tirata, dite. Era questa qui. Sto facendo una gag. I'm sorry. Fuoco. Luce. Fidiamoci dei salti di Simon, si diceva. Ho avuto un eccesso di fiducia. I salti di Simon, l'uomo penitente. L'uomo... ma questo piccolo delay che rimane loccato a un nemico ucciso. Quanto fa cagare, mamma mia, sono così importanti queste cose a livello di gameplay. Veramente, uno vede da Street Fighter dove veramente per un frame le community si incazzano. Non ne frega un cazzo nessuno. Quanto gli abbiamo perdonato a questa software house nel corso della storia? L'infinito. Allora, andiamo di qua. Tanto è sicuramente di qua la base. Oddio, non è mica vero. Di là volendo c'è il vermone. Vabbè, sentite, il mio settimo senso mi dice di andare di qua. Magari mi sbaglio! Non ci sono più i tizi che si infuocano perché ho ucciso Mesmer! Scusate, ho sognato. Un uomo può sognare.
quanta vita per essere dei kamikaze. Ora sono di nuovo debolissimo al fuoco. Vabbè, frega. Le capacità di salto. Ma sapete che più che la capacità di salto, forse io non ero mai andato. No, sta gag l'abbiamo già fatta. Guarda la lentezza con cui il lock. Ma questa cosa è peggio di altri Souls. Perché non me la ricordavo così lenta. La lentezza con cui il lock passa da un nemico all'altro. Anche semplicemente in automatico. Ha proprio. Mi sembra che abbia proprio quel piccolo delay per farti montare un filo di incazzatura. Comunque. Gli abbiamo perdonato che fanno praticamente sempre lo stesso gioco. Oh, gioco della Madonna, adesso non esageriamo, perché insomma, meno male che ci sono i Souls, Però, insomma, a un certo punto uno inizia a guardare il capello. A un certo punto sì, vecchio, ti ho dato talmente tanti euro che se permetti io inizio a guardare il capello. Ma la smetti di menarmi. Non ho una grande difesa dal fuoco in questo momento, forse non è proprio l'equipment. Sì, andare così stylish non è forse stata l'idea. Ah, voi dite che io posso arrivare lì, secondo me. Perché mi ero in effetti domandato, è quella camminata lì? Con un salto ci arrivo? Sarebbe assurdo. Comunque, raga... visto che state discutendo di Legacy... Cioè, finora i Legacy hanno fatto, da un punto di vista del design del dungeon, hanno fatto schifo. Cioè, non c'è un dungeon bello in questo DLC, Carina l'ambientazione. Ma che poi sono sempre le stesse cazzo di cose che abbiamo già visto un miliardo... No, per dire che... Cioè, sti cazzo di Legacy. Cioè, il miglior Legacy di Elden Ring più espansione rimane il primo Legacy, come cazzo si chiamava. Avete capito. Quello molto Demon Soulsiano. Stormveil, assolutamente. In pratica il salto è questo, dico bene, raga. E in effetti forse ce la faccio. In effetti forse questo è fattibile. E deve esserlo, perché questo qua non lo è. Questo non lo è assolutamente. Questo è un uscire. Quindi devo fare questo salto. No, Belurat, raga, Belurat. Gli scorpioni, boh. Cioè, i primi 5 minuti. Credo fosse il salto giusto. Credo di aver fatto, nonostante il fallimento, credo che fosse il salto giusto. Perché mi sembra che si sia quasi aggrappato con la punta del piedino. E nel mondo dei Souls questo è un buon segnale. Secondo me questo è un successo. Questo nei Souls è un successo. Io lo considero un successo. poi magari non lo è. Vorrei evitare tutti gli stronzi se possibile. Poi il problema è lo stronzo più stronzo. Il problema è lui qua, ma io provo a skippare, madonna. Sì, skippabile. Non rompermi necessariamente i coglioni. No, come cazzo faccio? Fanculo. Ma senza luna velata cos'era sto gioco? Una tortura. Vabbè, che so che ci sono mille altre armi fortissime per scioglierlo, comunque. Diciamo che questa non è male. Allora, lo considero un successo. Poi c'è anche il vermone che ti dice vai da questa parte, vai proprio dove sono io. Sì. Abbiamo vinto a Norlondo all over again. Ce l'abbiamo fatta. Ora, raga... Bisogna fare molta attenzione perché si torna a ballare. Molta attenzione. Cerchiamo di essere contemporaneamente esplorativi e prudenzi. Come solo la via del capezzolo può insegnare. Adesso guardo nei buchetti, non preoccupatevi, sto solo guardando se qua per caso può avere un senso affacciarsi. Mi viene da dire di no.
Là ovviamente c'è roba, ma non è che volo, quindi no. Ok, quindi bisogna solo capire in maiambolo. Sì, perché lì non si sale. No, bisogna solo capire dove saltare. Bene. Ok, lì si va. Lì si va. E lì si va a fanculo. Andiamo all'oggettino. Me lo farà prendere? Io posso camminare qui, vero? Da di Dio di un Dio, sì. Ok, molto bene. Fondamentale. Fondamentale, fondamentale. Monumentale. Va bene, andiamo di qua. Prima di cadere di nuovo, valutiamo se questo livello, se questa altezza possa avere altre buzz per noi. Oppure se le due cadute non siano intrinsecamente separate, ma a mio avviso sono collegate, quindi cerchiamo di cadere in modo intelligente qui, ma direi che una caduta vale l'altra. Un granchietto. Sapete che alla fine c'è mamma granchio che ci dice: ho tenuto il conto. Fegato in salame di vista ceppola. Lo so che devo andare di là, ma devo anche andare di qua, quindi d'altra parte non è che... Ah, vedo qualcuno. So, cioè, ragazzi, si hanno rotto il cazzo sti cose. Va bene. Sto già per rimettermi le mie vesti un po' più convenienti, però ve lo dico. Perché va bene il fashion, però... si era sloccato. Quando gli pare, a lui. Quando gli pare, a lui. Questo ovviamente ti insegue, anche se salti. Il suo pugnalettino del cazzo ti insegue fino a casa. Bisogna veramente accettarlo con il sorriso. Runa di un eroe dimenticato, molto bene. Che ha droppato qui. Qui c'è un passaggio. No. Adesso abbiamo due vie. Di là e di qua. Io sti cosi rossi vorrei non vederne più e sento che ne vedremo ancora centinaia. Potrei dirgli, ho già ucciso Mesmer, perché non vi ritirate a vita privata? Bragia di Mesmer. Occhi di bra... Ah, questa è l'uscita. Dico io uscita, insomma. 19-8. La gittata della luna velata. Mamma mia. Quanto siamo cattivi. Ehi! No! Ma no! Ma non puoi fare dei salti indietro così! Con calma e rilassatezza. I vicini, i bambini. Questa è la stradina bazzosa che vedevamo. Però sentite, finale esplorazione da basso, perché sennò che cacchio siamo venuti a fare. Allora, sale. Control V, che abbiamo già visto mille volte. E qui c'è dell'acqua. È una leva da tirare. Il meccanismo non si muove e con ogni probabilità siamo al di sotto di... Che strano, però. Che strano, però. Non siamo al di sotto di un cazzo, sto dicendo stronzate, però la leva non va, quindi... Se non va, non va. Scusate, ma facciamoci un attimo. Really? Chat. Devo davvero saltare su quella mano? Non lo faccio. Troveremo il pulsante Super Mario. Mi sono perso. Ah, è là il pulsante Super Mario. Abbiamo vinto. Qua c'è il vero pulsante. Porca troia, queste cose. Sto per cadere. Abite, guardate! Voglio che guardiate questo buchetto. E qua, ma che cazzo di rimbalzo? Perché?
volta che hai pensato che fosse una buona idea. Ho cercato 10 volte di lockarlo, non ci sono riuscito. Qui non c'è niente. Qui si sale. O l'ho detto io che non c'è niente, poi magari. Eccoci qua. Modifichiamo il livello dell'acqua. Per la prima volta nella nostra vita di videogiocatori modifichiamo un livello dell'acqua. Cutscene. Anzi, neanche. Anzi, sì, però non sto capendo. Ah, quindi il vermone, oddio. Quindi quella sarà l'arena del vermone. Ci sarà il... vabbè. Madonna! Una diga era questo castello? Ehi! Raga, ho già capito la gag. Madonna. Ma veramente. Fine. Titoli di coda. Hai vinto. No. Ma cos'è una palude? Ma cos'è quest'icona che ha Federico? September 2024, ma penso. E... ok. Bene. Benissimo. Siamo tutti molto felici, è stato un trionfo. This was a triumph. Ok, adesso facciamo questa bazza. Torniamo indietro. Hop. Ci compiacciamo di ciò. Dove tra l'altro si può scendere. Fatemi ragionare. Mi viene però da dire che la parte sopraelevata non è che la rivedremo molto dopo, quindi andiamo a finire un ravanino qui dentro, il ragdoll. Scusate. Io qui non ho mica visitato un cazzo, però. Di qua a sinistra io non ho visitato. Prima di andare a scendere eventualmente da là o da qualche altra parte. C'è uno di quegli stronzi. E rimane il fatto che io ci devo saltare su quella statua. Chiuso a chiave. Chiuso a chiave. Ma e c'è un oggetto che vale la pena? Cioè, è un oggetto per cui vale la pena tentare una cosa del genere? Anche se secondo me non muoio neanche se cado giù, eh? Sì. Porco il clero! Cosa mi locchi?
Unbelievable. Dai. Sloccato. Ancora? Non si può cavalcare. Raga, qua ci sono i vermoni. Possiamo ritentare il salto. Siete pronti? No, dove cazzo? Dove Cristo? Ok. Mi sono perso l'ascensore. Non so come sia possibile. Ma ho sbagliato. Strano. Vado su, adesso lo prendiamo subito questo ascensore, giusto per vedere che cacchio c'è qua sopra. Ok. Te possino. Ancora. Ok, pensavo fosse una galleria dell'altra roba, dico basta. Ok. Vediamo qui. Giù. Immaginavo di andare su. Forse sbuchiamo in Black Myth Wukong. Dove cacchio? Abbiamo vinto. Passaggio del culto arboreo. C'era molta roba da trovare, a parte quel pezzo di grazia. Quel pimp che ce lo ricordiamo che c'è. Devo fare delle altre bazze lì? C'era molta roba che ho lasciato indietro in questa parte del castello, perché questa tipo è l'uscita. Io cercavo l'uscita e ho trovato l'uscita. C'è ancora molta roba. Ah no, roba skippata, certo, ma roba seria, importante, o un fungo e una... vabbè. Dio. Una roba importantissima, quindi ci si torna. Ok, ok. Questo passaggio è peso a sua volta. Vabbè, siamo scesi veramente tanto. Altra statua di Marika, sempre graziosamente decapitata. Questo non è intragibile. Irede di grazia di nuovo. Ho un déjà vu, tra l'altro, allucinante, ma voglio dire.
non c'è da subirsi. Okay. Ok, wow. Runa di Marika da leggere immediatamente questa. Ah no, ce l'avevamo già. Ok. Ah, vediamo questa gag qua. Uego, il più anziano dei Cavalieri del Fuoco, è composto da due maschere della morte sovrapposte. Limite il consumo di PA per evocare gli spiriti. Consumato dalla solitudine, l'anziano si interessò alla spiritualità della fiamma di Mesmer, che utilizzò in un rito di resurrezione. Purtroppo il corpo senza anima che riportò in vita non fu di alcun sollievo per il povero Uego. E sti cazzi? Sigillo da Cavaliere del Fuoco. Ok. I nobili eroi della guerra furono oltremodo benedetti dalla grazia della Brahma, ma nella morte non ricevettero onori. Ok. Va bene. Oh, cosa ho visto? Ma quella è una palude. Vabbè. Dai, le paludi sono state nerfate. Effetto Benduego. Ci stiamo proprio affacciando su questa montagna di merda. Molto bene. Ho già voglia di tornare dentro. Va bene. Dai. Boh. Faccio. Ora cavallo. Base della... Ok. Ora cavallo. È una gag. Beh, oddio, non ci si avvelena neanche subito. Ma è una palude polleggiatissima. Gigantesca e vuota. Vuota, salvo per il vermone. Dio, se c'è un vermone, raga. Simon... No, no! No, stavo scherzando. Ma è la pianta di Super Mario. Basta. Aia. Non vedo. Ma che è sta che? Dio, io sono anche vestito a cazzo di cane, tra l'altro. Perché ho avuto questa voglia di vestirmi fashion? Non lo so neanch'io. Sono cose che si fanno molto più avanti nel gioco. Bella bosca. Ah, c'era la testa, avete ragione, l'avrete sicuramente scritto. C'è la testa. Morto. Bisogna colpire la testa, sorry. Colpa mia. Ehi, non manfanculo, scusate, stavo dormendo, pensavo fosse già morto. Colpa mia. Avatar dell'albero ombra. Con calma, Alberto. Vai sereno. Vai. Colpisci la testa, Alberto di merda. La testa, Albe. Dai che se vuoi lo capisci. Che comodo è fare sta cosa. Comodo, non essere mai agitata dai tuoi nemici. Comodo fare sta cosa, bello. Dammi la testa, tanto non è finita. Non è finita. Effettivamente non è finita.
Dio, ripigliati, porca troia. Rimembranza del girasole ombra, runa maggiore di Michela. Era un nemico serio. Era un nemico importante. Runa maggiore di Michela. Quella che ha spezzato, quella che ha perduto. Infranta e priva di gran parte dei suoi poteri, conserva a malapena il potere di resistere agli ammaliamenti. Michela partì alla volta della torre ammantata d'ombra, lasciandosi tutto alle spalle. Il suo corpo aureo, la sua forza abbagliante e in un ultimo il suo destino. Tentava di seppellire il peccato originale per farsi carico di ogni cosa e rinascere Dio. Il potere che racchiude può essere sbloccato da... Ok, l'albero ombra è il riflesso oscuro dell'albero madre. Germoglio da torbide nozioni prive di ordine che ne hanno piegato e ritorto il legno, indebolendolo. Torbide nozioni prive di ordine. Mi ricorda qualcosa del gioco base, ma non mi ricordo una sega. Bene, la runa maggiore di Michela... Io mi domando, quando è che avremo qualcosa che ci dice vai a quella cazzo di porta oscura? Dove eravamo prima, quel portale chiuso? Cioè, la runa maggiore di Michela, forse non c'entra un cazzo. Base dell'albero ombra. A questo punto, ma quindi non siamo in mappa veramente, cioè è una cosa totalmente fine a sé importante, ma separata. Non è un'esplorazione questa. Ecco perché non si chiama il cavallo. Adesso stavo pensando alle anime, aspettate. Me ne mancano 100.000. Facciamolo perché così mi tolgo un pensiero. 8. Sì. 8. Erano quelle da 12.500, sì. Nuovo livello. Facciamo 40 per non saperne leggere né scrivere. Ciao. Andiamo a vedere cosa c'è di là. Non c'è niente. Ditemelo subito, quest'arena presenta qualcosa, me ne posso direttamente andare. Perché se è così io me ne vado, e me ne vado anche col teletrasporto. Ok. Ok. Era il boss finale. Ah, potevo fare di meglio. Andiamo qui. Forse non è stata la cosa più intelligente. Vamo, Simon. Però in teoria i mid rossi, che hanno un nome e droppano un oggetto che con la loro lore personale, non possono respawnare. Cioè non li fai respawnare, quindi almeno da quel punto di vista sono abbastanza sereno. Si sarebbe riprovare quel salto fatidico, ma mi sono completamente perso. Completamente. Ho perso... No. Ok, qua avevo combattuto il tetto. Come cavolo? Come diavolo? Perché sono morti?
Dov'è l'ascensore? Che lì c'è la statua. Dio, dovrebbe essere qua vicino. Eccolo, PD. Non ho capito neanch'io. Si sono implosi da soli. Adesso facciamo il salto dall'altra parte. Dall'alta. No, incredibile. No, incredibile, sono vivo. Ragazzi, abbiate pazienza. Sapete che vi dico? Andiamo dalla leggidita. Andiamo dalla leggidita, leggiamo gli oggetti. Partiamo da Mesmer. Lei li aveva letti, sì. Lancia dell'impalatore. Grande lancia con una lama ritorta a forma di fiamma ondulata. Riforgiata secondo le tecniche del Regno dell'Ombra, quest'arma può essere lanciata sparando un attacco potente in scatto, un attacco potente a cavallo. Carica l'attacco e usa una fiamma d'impatto. Feroce sequenza d'attacchi eseguiti con la lancia alla punta incendiaria. Ok. La mossa finale è piantare all'armamento del terreno. Insomma, una roba tutta figa che abbiamo visto. Concentra la fiamma di Mesmer in un'enorme sfera fluttuante e vola impugnando la sfera verso il nemico, schiantandola a terra e facendola esplodere qualche istante dopo. La carica cresce la potenza. Mesmer disprezzava il suo fuoco. Più e più volte tentò di liberarsene, ma le fiamme non si estinsero mai. Penso, ma uno può fare poi tutte queste cose? Bocciolo di girasole ombra. Simile. Scusate, sommità della mostruosa manifestazione di un girasole dell'albero ombra. Sebbene sia un fiore, può essere brandito come arma. Simile nell'aspetto all'albero ombra, ha un secondo stelo che si avviluppa al primo, come in un tenero abbraccio. Terra delle ombre. Incantesimo derivante dagli avatar dell'albero ombra. Evoca una schiera di proiettili dorati e li lancia verso il nemico. Questo incantesimo attinge al potere dell'albero ombra, il cui oro è ammantato di tenebre. Ah, la piccozza di Mesmer, che me ne fo. Questa qua, la lancia. Io non la voglio, io gliela lascio. Io non le voglio tutte queste cose. Non ho mai preso, forse mi sbaglio, tranne quella per livellare, non ho mai preso un'arma di un boss. Però quella per livellare l'avevo pure presa. Ah, forse non c'è più giustamente la sua cenere. Ma armatura di Mesmer, dite qua. Elmo di Rellana, intanto. Rennala. Guida della famiglia reale di Kare, donò lunghi capelli neri alla sorella minore, che aveva rinunciato al proprio lignaggio per seguire Mesmer. Quindi Rennala ha donato a Rellana, ok, lunghi capelli neri. Ha rinunciato al lignaggio per seguire Mesmer. Ok, tutto ha senso, assolutamente. Corazza di Mesmer, annerita. Il suo stemma, come ella stessa desiderava, Mesmer rese sua madre un simbolo di terrore. Come ella stessa desiderava, pesissimo, Mesmer rese sua madre un simbolo di terrore, dando inizio alla crociata di epurazione da lei ordinata. Qui abbiamo la spiegazione finale, no? Rivolgi le tue maledizioni, la tua collera e il tuo dolore verso di me e me soltanto, come a fare scudo alla madre. E qua c'è l'elmo. Elmo annerito, sormando i serpenti, uno sull'altro, leggermente gli incantesimi delle fiamme, i serpenti letti erano gli inseparabili compagni di Mesmer. Non lo abbandonarono quando la spregevole serpe fu sigillata dietro il suo occhio. Non lo abbandonarono nella sua esistenza di dolore. E non lo abbandoneranno nemmeno ora che ha assunto una nuova e ributtante forma, conseguenza del suo rifiuto della grazia materna. Essi hanno accettato di condividerne il destino. Peso. Molto peso. Guanti d'arme, ce n'è un sacco, in realtà qua c'è un sacco di equipaggiamento. Quello che mi manca, in realtà dovrei comprarlo, schinieri decorati. In realtà qua la roba io la devo comprare e basta. Tipo. Ah, questo è quello che devo ancora comprare, schinieri Mesmer. Io li compro e voglio comprare tutto. Ho finito le rune, ma me le rifaccio subito. Ma stiamo scherziamo? Questa roba va tutta comprata. Gli equipment vanno tutti comprati. Schinieri di Rellana. Figura se non li voglio, schieni Mesmer, ma ciao. Dammi le rune.
Spacchiamone due di queste, dai. Questo, noi dobbiamo avere tutto di equipment. Oh, ho già finito. Ma cosa mi manca davvero? 30.000. 30.000. Fai 50.000. 50.000. Ma voglio avere tutto. Fai 50.000. Fai due di questo. Ok. Rese se stesso un simbolo di terrore come Marika Desai. Veramente bisognerebbe sapere il giapponese. Ma quando mi verrà voglia veramente di fare stylish Simon. Sbaglio o ho comprato tutto? Tutto. Bene. Sono bellissimi. Cioè, le art poi sono meravigliose, ma in realtà anche gli equipaggiamenti sono proprio belli. Bene, avevamo una cosa lì dalle venditrici. Vi ricordate che avevamo una cosina da sbloccare dandogli un oggetto? Se non ricordo male. Gideon? Gideon l'abbiamo ammazzato. Va bene. Il tizio dello sterco l'abbiamo ammazzato. Offri un globo cinereo. Di Corin. Offri un globo cinereo. Moore, ok. Minchia, voler castare ce n'è di roba. Ma guarda quanta roba. Saetta runica. Cioè, si possono comprare le saette runiche. Di Pido. Un sacco di globi cinerei non li ho mai trovati perché... Scudo di cuoio nero. Che figo. Bellino, lo compro. Lo voglio. Bello. Vamo Pidia. Sì, ma qua c'è da diventare matti. Ah, vedi. È alla base di tutto. Un sacco di robina. Un sacco di robina simpatica. E questo perché non ce l'ho? Oddio, qua forse si esagera. Ma senti, nel dubbio compriamo roba. Bene. Ok. Mappizziamo. Simon tiene il tempo. Allora, ragioniamo. C'è da finire il quartiere della chiesa, perché non l'abbiamo assolutamente finito. C'è da andare nel bacino d'acqua del castello. Alcune di queste avventure ci porteranno o di qua, per forza, perché a un certo punto bisognerà sbucare, no? Poi, qui c'è tutto un mondo. Dove poi indica anche il punto di grazia. Quindi qua in realtà probabilmente c'è un altro legacy. Poi c'è il drago. Qua mi manca un pezzo di mappa, tra l'altro. C'è la vetta del picco. E poi c'è Michela. Ce n'è di robina. Ancora da fare. Domani, alle 18. Ragazzi, non si molla, dai, finiamolo. Finiamolo. Non, secondo me, dai, un paio di settimane lo finiamo. Oh, se non altro ci siamo messi alle spalle della roba importante e abbiamo capito un po' meglio. Devo dire che è abbastanza trasparente questo DLC, come che cosa succede, chi sta facendo succedere cosa, anche più del gioco base forse. Va bene ragazzi, vi ringrazio per aver seguito stasera alle 21 su Wesa Channel con Eugenio, ovviamente, domani alle 18 qui, e domani sera vi metterò su Instagram live cinematografica, ma ospite di un altro canale. Grazie Murdoch e nulla, buon